Presidente, finalmente si riparte anche e soprattutto dall'entusiasmo di questi splendidi tifosi accorsi veramente in massa questa sera. Beh, questa non è più una novità, ormai sono una certezza, quindi ne fanno parte della società e della squadra e ci danno una grande mano, lo sappiamo che sono così e noi, diciamo così, abbiamo la pretesa e la speranza tutte le volte di fare meglio per loro e ci proviamo sempre. Ti senti di promettere qualcosa a questi tifosi? No, quello che mi sento di promettere, perché sono abituato a promettere quello che si può fare, e di cercare prima possibile di salvarci, che credo che sia la cosa più importante, e magari in questo, diciamo, salvataggio qualche vittoria in più con le big non sarebbe male. Ecco, queste sono le cose che mi piacerebbe che succedessero. Cosa riparte questo Verona? Dai giocatori, da una società solida? Beh, la società non dovrei dirlo io, ma penso che abbia dimostrato in questo è il mio terzo anno che sono a fare una presentazione, che abbia dimostrato che se si lavora bene, se c'è, diciamo, capacità ma anche tanto entusiasmo e voglia di fare, le possibilità di far bene ci sono state. Io spero che, diciamo, questo cammino prosegua e da quel punto di vista siamo tranquilli. Poi è chiaro che i giocatori sono quelli che vanno in campo, ma abbiamo tecnici, abbiamo medici, abbiamo preparatori al massimo livello, e credo che sarà compito loro stimolare, amalgamare, e compito di Sogliano completare la rosa, che comunque, insomma, ci sono tanti giorni e arriverà a essere pronta per competere con questo campionato di Serie A, che sicuramente sarà più difficile sia per noi, perché non siamo più una matricola, e sia per quelle che sono venute su, perché sono magari un po' più abituate alla categoria. L'affare Turba è un gran colpo sia per voi che per la Roma, Presidente? Io credo di sì, è un gran colpo, perché il giocatore, lo dicevo prima, aveva una clausola col Porto a 60 milioni. Secondo me quello è il valore del giocatore che, diciamo, reale, giocando in una squadra big come potrebbe essere la Roma, perché questo è veramente l'inizio della sua maturazione, e se la Roma l'ha comprato è perché ha le idee molto chiare e sa che questo è possibile che avvenga. La cifra esatta, quanto ha incassato il Verona? Facciamo un po' di chiarezza, perché si è detto tutto il contrario di tutto. Allora, la cifra esatta dell'operazione complessivamente porta il Verona 28 milioni e qualcosa. E più una promessa che so che è di un giocatore da andare a prendere nei ragazzi, insomma, quando, diciamo, Sogliano riterrà opportuno. Quindi è un'operazione che credo che abbia dei connotati non solamente importanti per il Verona, perché credo che sia la più grossa operazione, ma anche per la Roma, perché mi raccontavano appunto che, a parte Battistuta, e quindi è il secondo in assoluto, quindi stiamo parlando di una rosa della Roma che, vuol dire, non c'è bisogno che ve lo dica io, i punti che hai fatto l'anno scorso, la squadra che è, quindi penso che tu la dica tutto su questa cosa qua. Quindi operazione così, oggi, in un calcio come oggi, sono veramente, veramente difficili. Anche perché è entrata tra le top 10 degli acquisti, appunto, delle cessioni, meglio europeo, quindi, insomma, chapeau all'Hellas Verona. No, abbiamo lavorato bene, è stato merito di tutti, merito delle caratteristiche del giocatore, merito sicuramente nostro e anche, giustamente, merito di chi poi alla fine, non solamente in quel momento lì la Roma che ha chiuso, ma anche prima altre società di prima fascia stavano trattando, ripeto, su cifre che erano comunque già importanti. Presidente, scusi, è vero che Paulinho è stato molto vicino? Ma Paulinho è stato molto vicino, perché col Livorno avevamo firmato, quindi l'accordo era già stato trovato e avevamo firmato. Col giocatore c'era un accordo di massima, nel Brasile siete che c'è stata un po' di turbolenza e qualche cosa è successo che ha messo un po' in confusione tutta l'operazione. Poi credo che sia finita, se non fosse così siamo qua, però concettualmente qualche cosa è successo, per cui, ripeto, ma non ci facciamo la testa, ce ne sono altre opportunità, non è un problema. Cosa serve al Verona adesso? Beh, serve sicuramente mettere a posto qualche ruolo difensivo, trovare un attaccante, ripeto, forte da accoppiare con Toni o da giocare al posto di Toni se avrà qualche problema. Insomma, questi non sono problemi che oggi dobbiamo, diciamo, risolvere, quindi, però, completare la rosa con giocatori che credo abbiano lo spirito giusto di venire a Verona, perché a Verona si viene per far fatica, per sudare, per dare tanto. Quindi noi sappiamo questo, sappiamo cosa vuol dire la forza del gruppo, quindi i giocatori che devono venire qua devono avere determinate caratteristiche, sia come giocatori che come uomini. E Romulo invece, che partirà in ritiro? E Romulo parte in ritiro chiaramente con noi. Romulo è un giocatore, non ve lo devo più stare a presentare, è una forza della natura, però sappiamo che ci sono squadre che gli sono addosso, quindi sicuramente
se tutto questo dovesse avvenire, lo sappiamo che lo saluteremo per un'altra volta, ma con la consapevolezza che anche in questo caso avremo fatto delle cose fatte bene per tutti. Sempre la nostra certezza numero uno delle cose che abbiamo può essere il mister Andrea Mandorlini. Sicuramente il mister è una certezza, è tanti anni che qua ha dimostrato finalmente l'anno scorso che la Serie A la sa fare bene, la sa fare con un bel gioco, che è una cosa che non disdegna mai, e quindi noi ci auguriamo che questo sia un ulteriore, diciamo, avanzamento per lui e per noi, per il discorso di società, di far vedere che l'Hellas non solamente si salva, ma magari anche, come l'anno scorso, fa partite che lasciano entusiasti tutti, diciamo, gli addetti ai lavori, oltre ai nostri tifosi, che non c'è bisogno di dirlo. Ultimissima, Villalba, Evangelista, potrebbero essere nomi che interessano l'Hellas Verona? Non lo so, adesso vediamo, è inutile che ti sto a dire dei nomi per degli altri, me ne dicono tanti di nomi che, se dopo magari sbaglio, vi dico Maradona, diciamo, ma forse torna a giocare, non va bene. Arrivederci.